Ciao, come sai ormai da tanti anni la pastorale giovanile della nostra parrocchia si svolge in questo oratorio da tantissimi anni e da 20 anni circa quello che è l'esperienza di un'associazione che gestisce la pastorale giovanile è quella dell'isola che c'è. L'isola è una storia di fedeltà e di impegno da tanti anni e proprio un attimo prima che il mondo si bloccasse nel lockdown la nostra parrocchia ha proposto 5 serate in cui discutere di quello che sono le direttive, i desideri, forse anche qualche critica del lavoro di questi ultimi anni. Perché l'isola è arrivata al momento in cui vuole rinnovare il proprio direttivo, vuole rinnovare il proprio direttivo. Segno però di un lavoro più grande, quello che è di un progetto che accompagni i ragazzi dal catechismo, nel mondo dello sport, nel mondo dell'associazionismo scout, di quello che è tutta una pastorale giovanile che passa attraverso un oratorio che è casa di tutti. Un direttivo che deve cambiare, in realtà è un direttivo che si sta ringiovanendo, che si sta modificando. Avevamo detto che alla fine di queste serate ci sarebbe stata la possibilità di vedere un nuovo direttivo e poi sappiamo come sono andate le cose, il mondo si è un po' fermato, non ci stiamo fermando noi. Dopo un periodo che ha visto l'impossibilità di far entrare gente nuova in direttivo e di far uscire quelli che volevano terminare qui la propria esperienza, in questo tempo abbiamo fatto un centro estivo. È cambiata la presidenza dell'associazione, chi è il presidente attuale è colui che vi parla e io come parroco ho assunto questo incarico anche in questo tempo molto particolare e di passaggio. Ma non si sono fermati i lavori, abbiamo ascoltato quelli che sono stati i consigli, anche qualche critica, abbiamo accolto quelle che sono state le disponibilità e allora abbiamo voglia di farti vedere qual è il frutto di questo lavoro. Intanto di raccontarti com'è stata l'estate, l'esperienza estiva, anche con tutto quello che è quello a cui ormai siamo abituati, che il Covid ci impone. Ma anche di farti vedere quali sono i progetti futuri, di dove stiamo andando, di dove vogliamo lanciare le nostre progettualità. E allora l'appuntamento è per lunedì prossimo, 28 settembre, alle ore 21 in questi locali, chiaramente mantenendo le norme igienico-sanitarie a cui siamo ormai abituati. Però una serata in cui conoscere quello che è il futuro del nostro oratorio e anche vedere qual è un po' la squadra di lavoro. Abbiamo ascoltato, abbiamo accolto e certamente c'è ancora bisogno dell'aiuto di tante persone, sicuramente anche della tua presenza, per cui ti aspetto lunedì. Ciao!